Claudia Carli, il direttore marketing e comunicazione della Fratelli Carli, ecco, un'azienda che vuole produrre qualità ma soprattutto rispettando i criteri della natura, non può accontentarsi di farlo lei stessa da sola, perché se poi chi fornisce altri prodotti, chi collabora diciamo al prodotto finale non segue gli stessi criteri, il gioco non funziona, giusto? Esattamente, è proprio questo il principio, il concetto che ci ha spinto oggi ad organizzare questa giornata, speriamo bella e positiva per tutti. Questa giornata è dedicata alle aziende che collaborano con noi, ci sono aziende di svariati settori che collaborano con Fratelli Carli o per la parte cosmetica o per la parte alimentare, che forniscono prodotti finiti oppure componenti, quali ad esempio i vetri piuttosto che le etichette. Lo spirito è proprio di farli entrare nel concetto appunto che la Fratelli Carli non può eccellere da sola se le aziende che con lei collaborano non sono eccellenti almeno allo stesso modo. Questa giornata abbiamo voluto chiamarla proprio Sosteniamoci giorno 1 per spingere quella che è la nostra speranza, e cioè che si tratti solo di un primo tassello di un percorso che sicuramente sarà lungo e abbastanza difficile. Ecco, ma un cammino che fate insieme ai fornitori, ma non solo, perché non vi siete accontentati diciamo di guardarvi intorno e pensare all'ambiente, avete cercato una società che potesse guidarvi, una società leader. Sì, esattamente. 2 anni fa, quando abbiamo iniziato questo nostro percorso verso la sostenibilità ambientale, ci siamo resi conto che non avremmo potuto farlo da soli, perché non era effettivamente il nostro mestiere, ci trovavamo in un campo che fino a quel momento non avevamo mai battuto, e quindi, come è solito per l'azienda, abbiamo cercato di trovare quanto di meglio ci fosse disponibile sul diciamo mercato. Ci siamo rivolti a questa organizzazione che si chiama The Natural Step, che è un'organizzazione che è nata in Svezia nel 1989, ma che oggi opera a livello mondiale circa in una dozzina di paesi. Ci sono consulenti quindi che lavorano con noi fianco a fianco e giorno dopo giorno, e il loro aiuto per noi in questo senso è veramente fondamentale. Gianfranco Carli, la Fratelli Carli ha un discorso di attenzione alla qualità ma anche di tutela dell'ambiente, quindi di risparmio energetico, di energie possibilmente pulite, oltre che, come si dimostra oggi, l'incontro con i fornitori perché essi stessi facciano lo stesso cammino. Fra l'altro un cammino lungo, direi, perché avete fatto diverse tappe negli anni. Sì, no, questo è un percorso che abbiamo iniziato circa 3 anni fa con una società di consulenza, che è appunto questa del Natural Step, che è famosa ed è stata una delle prime a fare questo tipo di consulenze. Ed è un percorso, questo è un percorso molto lungo che va preso per gradi, non si può pensare da un giorno all'altro di cambiare tutto, ma un percorso che coinvolge tantissime cose. Direi che noi forse la cosa più importante l'abbiamo fatta quest'anno, dove abbiamo fatto questo grossissimo investimento per l'impianto fotovoltaico, dove abbiamo 8.000 erotti metri quadri di pannelli fotovoltaici che producono circa il 20% dell'energia che consumiamo in azienda. Ed è comunque un percorso appunto che adesso oggi ci vede coinvolgere tutti i nostri fornitori, perché vogliamo che anche loro partecipino insieme a noi a questa evoluzione che ci sembra abbastanza naturale. Fornitori che comunque, al di là dell'incontro di oggi, avete già selezionato a monte, in precedenza, insomma, diciamo che non è così semplice varcare i cancelli della CA. No, fornitori con cui abbiamo tantissimi anni di rapporti, ce ne sono alcuni con i quali lavoriamo da decenni, ce n'è addirittura uno con il quale stiamo collaborando da circa 50 anni, per cui è una cosa che continua nel tempo. Go pro